Mister, buonasera a tutti. Chiedo scusa, che cos'è che oggi non ha funzionato secondo lei, al di là degli errori dei singoli che hanno un po' condizionato la partita? Ritiene che ci sia stato anche un approccio sbagliato da parte del Benevento? Guarda, parlare di approccio sembra parlare di alibi, io non sono riuscito a dare alibi. Credo che al di là delle due rigori, noi nel primo minuti non abbiamo interpretato bene la gara, verticalizzavamo subito andando di incontro a lo che è nostra caratteristica, magari per il peso della responsabilità, per avere un tifo tanto importante oggi, un pubblico tan numeroso, questo gli ha dato eccessiva responsabilità al calciatore, che cercava subito una verticalizzazione in un calcio diretto che alla fine si fa. Per incredibile può apparire, dopo il 2-0 e uno in meno cominciamo a collocare la palla a terra e cominciare a giocare con triangolazioni interne, e ha avuto una migliora della squadra in questo senso. Sì, che parlare di approccio positivo o negativo davanti a una partita tan intensa come questa, ripeto, sembra alibi. Cosa condanna e cosa salva di questa partita? Salvo tante cose, voglio tenermi soprattutto il carattere e la personalità della squadra, che in un momento difficile ha saputo dare il massimo, il compromesso con il progetto, con la società, con la tifoseria. Al di là che si possa giocare bene o male, che è responsabilità mia, credo che questi ragazzi si deve fare un applauso per la cosa che hanno fatto oggi, soprattutto per il carattere, personalità e voglia di vincere. Veramente hanno fatto tantissimo, hanno corso tantissimo, e voi l'avete visto, secondo tempo non ha avuto partita, cioè aveva una squadra che voleva giocare e un'altra che non voleva giocare. Bastani ha dichiarato che il suo velino aveva studiato a tavolino la partita e che soprattutto sapevano che il Benevento potesse avere dei problemi sugli esterni, perché aveva gli esterni che scendevano molto e spesso lasciavano i difensori centrali da soli. Dice, su diverse palle di quel tipo li abbiamo messi in difficoltà e in quel caso sono scaduti anche i rigori. Lei è d'accordo? Lo che dica l'allenatore loro, per me io non lo devo commentare, è la sua analisi. Complimenti, hanno vinto, è solo questo. Non credo che sia visto una strategia di gioco così pulita come si dice. Credo che abbia avuto una partita che è stata condizionata per una situazione che io ancora non l'ho visto, che sembra una situazione che uno non si può aspettare, è un derby, io l'ho detto anche il giovedì, per questo vincerà la squadra che sappia gestire meglio le emozioni. Noi abbiamo avuto 15 minuti nel quale abbiamo sofferto un pochettino su questo aspetto. Aveva anticipato. Un arbitro che ha potuto essere a tutti i costi protagonista, come commenta questo aspetto? Guarda, io non sono abituato a parlare dell'arbitro. Io credo che voi state lì per giudicarlo. Credo sì che in determinato momento non ho avuto il pulso per gestire una gara importante così. Questo mi dispiace tantissimo, perché il secondo tempo non ha avuto partita, una partita molto a tratti. Questo le ha tolto il ritmo alla gara. Qualche possibilità di reazione si è visto sempre ferma su queste situazioni. Non voglio stendermi troppo sull'arbitraggio, non corrisponde, però non è per questo che noi abbiamo perso la gara, sicuramente. Mister, di solito i derby sono così, praticamente si decidono con degli episodi, per voi questa sera sono stati negativi, per l'Avellino sono stati positivi, ma al di là dei primi 20 minuti che hanno incanalato in senso negativo per il Benevento la partita, lei come ha visto questi avversari? L'Avellino come l'ha visto? E come lo vede nel proseguo del campionato?
ti pare evidente. Perché io non parlo di avversario, per questo sono vabbè, ma un giudizio per questa partita non mi permette, parlo della mia squadra e come è interpretato la gara, che tipo il punto di vista strategico. Bravo, complimenti a Avellino che vince la partita, e, ripeto, complimenti anche ai miei giocatori perché hanno avuto una prova di carattere. Non abbiamo giocato una buona gara, non lo sappiamo, soprattutto abbiamo fatto tutto una gara solo che... per un tempo non avete giocato una buona gara. Sì, io dico in generale. Credo che dopo, ripeto, per il crimine Palestra, dopo il 2-0 abbiamo giocato meglio che quando eravamo 11 contro 11. Cercavamo di verticalizzare troppo, palla sempre calcio diretto, quando si era ampliato più spazio la squadra ha saputo mantenere il campo, ha avuto più possesso palla. E più tranquillazione, sai, io avevo messo in difficoltà un pochettino. Abbiamo perso, siamo molto dispiaciuti, soprattutto per i nostri tifosi, perché oggi hanno mostrato una prova di amore al Benevento, che questo veramente fa emozionare. Non so se ho risposto alla sua domanda, io non mi permetto di... Indirettamente la faccio. Non mi permetto mai di giudicare l'avversario. Mister, col senno di poi...